Bentrovati, bentrovati a Sveglia Trieste, 8:30 del mattino, tra poco, una decina di minuti, ci ritroveremo con il maestro Pilat per cantare assieme in questa giornata di pre-Barcolana che sarà caratterizzata anche dalla diretta delle ore 13, giù dal villaggio Barcolana, dal tetto dell'Infopoint. Avremo con noi Claudio Cecchetto, che non ha bisogno di presentazioni, scopritore di talenti, DJ, conduttore televisivo, poi il telegiornale e poi di nuovo collegati sempre dall'Infopoint Barcolana anche con la situazione meteo, con le previsioni del tempo. Poi stasera il telegiornale e collegamento speciale alle 20:05 con Andro Mercù, giornalista, imitatore, un amico di Tele4 con il quale si divertirà la nostra Laura Buccarella. Vediamo la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, la tragedia purtroppo sulla A4, incidente sul A4, 6 i morti. Su Trieste nasce il Maxi Terminal, svelato il progetto del Molo Ungherese nell'area ex Aquila, investimento totale da 200 milioni, una banchina lunga 650 metri capace di ospitare due piccoli nave container insieme, piazzali per stoccare rimorchi e merci varie, magazzini coperti dove immaginare attività di trasformazione ad alto valore aggiunto. Ieri Adriaport ha svelato il progetto che cambierà le banchine dell'area ex Aquila. La foto centrale si riferisce alla Barcolana, agli eventi collegati, alla Barcolana 54 torna la magia delle vele volanti, bellissima la foto con lo sfondo di Piazza Unità. L'auto dei ladri di Rolex ripresa dalle telecamere aumenta la vigilanza, abbiamo detto ieri la decisione del questore dopo il comitato ordine e sicurezza, bonus taglia bollette 40 milioni di euro destinati all'impresa, in arrivo mezzo milione per l'area didattica alla Foiba di Basovizza e ancora il fascino del tram rivissuto attraverso una vettura storica. Scusatemi. Andiamo poi alle pagine interne. Armageddon, fine del tabù atomico. Biden avverte il mondo, mai così vicino a un conflitto dal 62. Putin non scherza sul nucleare. Poi la Casa Bianca, al momento nessun segnale. Ma Zelensky, il Cremlino, prepara i russi al disastro. E poi le varie posizioni, le situazioni, diciamo così, di vari politologi, di vari esperti di intelligence che vedono la situazione russa come una polveriera, insomma, pronta poi a determinare anche ulteriori conseguenze. Il Nobel anti-Putin, il premio per la pace agli attivisti anti-regime bielorussi e russi e all'ONG Ucraina, Mosca sequestra la sede di Memorial per l'impegno in difesa dei diritti umani, del diritto di criticare il potere, di difesa dei diritti dei cittadini contro gli abusi di potere, per aver documentato i crimini di guerra. Questa la motivazione. Gas, maratona dell'Unione sulle tariffe, si avvicina la firma di un accordo europeo sul tetto al prezzo del metano, anche la Germania è pronta a negoziare, il Premier persi 7 mesi a discutere di gas senza politica comune, accusa von der Leyen al tedesco Scholz e all'olandese Rutte, Draghi contro il Nord Europa, in recessione per colpa vostra, non le manda a dire il Premier uscente. Lo scudo di Mattarella, la replica all'attacco alla ministra francese Bonn, l'Italia sa badare se stessa, Macron frena, Meloni no a ingerenze, Draghi nessun timore sul nuovo governo. La Bonn ha detto vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo sul rispetto di diritti e libertà, Mattarella ha risposto l'Italia sa battere a se stessa nel rispetto della sua Costituzione e dei valori fondanti dell'Unione Europea. Il debito pubblico, le relazioni, il populismo, gli occhi dell'Europa puntati sulla Meloni, i governi cauti sulla Premier in pectore, ma c'è chi spera che il suo primo viaggio sia a Bruxelles. Assedio a Meloni, Lega e Forza Italia, colpa sua lo stallo della squadra, ma la leader gela gli alleati, lasciatemi lavorare, Salvini pensa a Locatelli al Ministero della Natalità. Andiamo ancora avanti con la politica di casa nostra, il PD Sciaurli si dimette da segretario, oggi l'annuncio in direzione del PD, attesa per l'intervento che accompagnerà il passo indietro, rebus del nome del successore. Ovviamente lo seguiremo questo appuntamento anche per quanto riguarda il nostro telegiornale.
Andiamo ancora avanti con le altre notizie, andiamo a vedere la situazione relativa a Wärtsilä. Wärtsilä non impugna la sentenza del giudice che ha azzerato l'iter dei licenziamenti, nessun ricorso contro la condanna per condotta antisindacale, la di Cafagna aperti al dialogo, le sigle servono fatti, non parole, chi più chi meno ha comunque registrato con una certa freddezza. Questa apertura di Wärtsilä che ancora non si sa cosa vuol dire. Aiuta le piccole imprese, si parte con i 40 milioni contro il caro bollette, via libera dalla giunta, domanda di contributo dal 12 al 28 ottobre per cifre fra i 1.000 e i 2.000 euro. Bini, iter breve, erogazioni nel giro di 30-45 giorni. E poi la nuova sfida del porto in canale navigabile, area ex Aquila. Adriaport svela il progetto finale del molo ungherese da 200 milioni. Conclusa la progettazione del terminal nell'area ex Aquila, prevista una banchina da 650 metri, piazzali e magazzini. Per D'Agostino, un momento emozionante, atteso da quando nel 2017 abbiamo avviato i primi contatti. Abbiamo scelto Trieste per il ruolo che gioca nell'Europa centro-orientale, ha detto il sottosegretario Magiaro. Il rendering dei 30 ettari del comprensorio, insomma, ha fatto una certa impressione. Una task force congiunta tra Italia, Slovenia e Croazia per proteggere l'Adriatico, primo atto concreto della diplomazia dell'emergenza, obiettivo affrontare in modo efficace incidenti con possibili sversamenti di idrocarburi, a breve una maxi esercitazione nel Golfo di Trieste. E poi purtroppo la tragedia sulla A4, Pulmino si schianta contro un tir, sei morti sull'autostrada maledetta, le vittime sono l'ex sindaco di Riccione e cinque persone con sindrome di Down che stavano andando in Friuli. Maxi spiegamento per garantire i soccorsi, A4 chiusa, lunghe code e le immagini del disastro sono veramente terribili. Il furgone accartocciato nell'impatto con il tir nel Ducato, solo corpi senza vita, mai vista una carneficina così, dicono i soccorritori. La sfida dei trapper, dopo un'estate di furti, rapimenti, sparatorie e aggressioni, scattano 15 arresti, fermata la baby gang. Andiamo ancora avanti, rientriamo un attimo in studio per venire alle pagine locali che ci portano dopo l'inserto sulla Barcolana, che seguiremo chiaramente anche oggi con notizie e speciali, alla banda dei Rolex. L'auto dei ladri di Rolex, ripresa dalle telecamere, vigilanza intensificata. Il mezzo compare in alcuni frame per pochi secondi, traccia utile all'indagine. Dopo l'escalation di colpi, ecco le contromisure del Comitato per la Sicurezza. Ha detto ieri il questore: più uomini, più volanti sul territorio per incastrare la banda. E l'assessore anche ieri ha annunciato un'ulteriore implementazione di telecamere di sorveglianza nella nostra città. L'immaginario scientifico riempie il primo piano, lunedì il museo chiuderà per consentire l'allestimento dei materiali rimasti a Grignano, la presentazione alla stampa prevista a fine del mese. In arrivo mezzo milione di euro per la foiba e il sacrario Oberdan, il sito di Basovizza verrà ampliato con un'area didattica alle spalle del centro di documentazione. Entra a fine anno, aprirà il cantiere per fare dell'ex Holt 20 appartamenti. Imprenditore Veneto Fracasso scommette 6 milioni per risollevare la qualità abitativa della zona dietro all'ITIS. E ancora in pensione Giannello, scusatemi, in pensione Giannello, docente oltre le barriere, è stata lei a lanciare lo sport integrato in Italia. La professoressa triestina continuerà con il suo impegno nella Onlus Calicanto, creata per promuovere l'interazione fra ragazzi e disabili. Rientriamo ancora un attimo in studio per vedere poi anche le notizie sportive, perché è un weekend quanto mai interessante. La triestina alla vigilia della gara di Sesto San Giovanni, mister Bonatti, mi aspetto dall'Unione una gara intensa e di carattere. Sul piano tattico penso che riproporrò l'assetto degli ultimi match, forse disponibili Gori e Paganini. In anticipo la partitissima tra Milan e Juventus, Inter invece in casa del Sassuolo. Questo il mister Bonatti, e poi invece la sfida impossibile delle Vunere chiama Gains. La guardia della Pallacanestro Trieste è un ex virtussino, ma non conquistò il Paladozza. I bolognesi in Eurolega travolti in casa dal Monaco alla gara del ritorno nella massima competizione europea. Vedremo come andrà, quindi, per la Triestina, per la Pallacanestro Trieste, le notizie
almeno per quanto riguarda la Triestina, visto l'orario, già nel telegiornale della sera della domenica alle 19.30. Noi ci fermiamo un attimo, lanciamo la sigla dello spazio dedicato al maestro Lorenzo Pilat, che è qui pronto con chitarra e voce per cantare assieme a voi. A tra poco. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti i pietaiai. Se mi piaceva sai giocare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa città, su una greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolare. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste sentisa, meravigliosa città, su dopo greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, piena de mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e sozzano, che qualcosa intanto si è cambiato e la gioventù non tornerà. Sono tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. Oh, quando Trieste sei in Pisa, meravigliosa città, su dopo greta vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. Piena de
Eccoci! Buongiorno maestro! Buongiorno! Domani piove, domani piove, così la previsione. Intanto Pilar le canta una canzone. Piazza Unità che pare un paradiso. Fare cornice a splendido tuo viso. E torna intanto il rumore della mattina. E che piacere averte qua vicina. Buongiorno Triestini, un risveglio al primo sole, due passi nei giardini, sono musica e parole, che grande compagnia, sollevare una bella mula, per questo che a Trieste respira l'aria pura. De ti Trieste che ne gadite tanto, che te son bella e che te son elegante, i giornalisti che ha sempre quella in mente, che con fa freddo veramente. Carducci un giorno che ha scritto Miramar, tutti che scrivi invece di cantare. Buongiorno Trieste, un risveglio al primo sole, due passi nel giardino, sento musica e parole, che grande compagnia. Sole e mare è una bella mula, per questo che a Trieste se respira l'aria pura. Buongiorno Triestini, un risveglio al primo sole, due passi nei giardini, sento musica e parole, che grande compagnia. Sole e mare è una bella mula, per questo che a Trieste si respira l'aria pura, per questo che a Trieste si respira l'aria pura. Buongiorno Triestini. Buongiorno! Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ho trovato alla Barcolana, ho trovato le persone che mi ha riconosciuto e mi ha fatto i complimenti, ma soprattutto parlava ben di te e che te canti bene. Allora ho detto, ma sì, se vedi che se forse magari faceva tocca, cantante anche lui, chissà. Sì. Sì. Mi con tocca, chi te avessi cantato con l'RCA, con... Prova a fare un gorgheggio, eh? Bene, sì, ma non sai mai. Ti avessi potuto cantare un'opera, le opere. Una volta noi era, come dicevo anche altre volte, noi era le canzonette sono state tirate fuori da tocchi di opera, un pochettino, certo. Qualche musica così, no? E quindi non era televisione, non era niente, beh insomma adesso c'è tante belle robe. E mia mamma mi diceva che i muleti li fa male, non è bello come invece, te va via come un coccaio. La mia mamma mega dito la mia mamma. No, sta andando con i militari perché fuma popolari. E non sto sposando mai più, mi resto celibe. Che poi celibe sarebbe, uno dice celibe a un maschio, alla femmina come se nubile. Dice? Nubile. Ah, allora doveva essere nubile, ma tanto le canzoni sta. O i dumetti qualche volta. Se poi. La mia mamma mega dito la mia mamma. No, sta andar coi militari perché fuma popolari. E non mi sposerò mai più, mi resto celibè. E non la me
vuol più ben, ah, e non a me vuol più ben. La prega Dio che crepo, la prega Dio che crepo, e non a me vuol più ben, e non a me vuol più ben. La prega Dio che crepo, e invece stago ben, caro e mio marito se bom, ah, me c'è tre volte bom. Ma solo la domenica, e mio marito è bom, e se tre volte bom. Ma solo la domenica, il me osi col bastone. Caro bebè, te che ragion, chi non che mori non che remission. Caro bebè, te che ragion, chi non che mori non che remission. E caro bebè, te che ragion, chi non che mori non che remission. Caro bebè, te che ragion, chi non che mori non che remission. Sei bella, sei cara, bella non piangere, bella non piangere. Sei bella, sei cara, bella non piangere, non sospirare. Ciribiribino con una lira, ciribiribino con moneta, ciribiribino domanda se, ciribiribino la pagherò. Sei bella, sei cara, bella non piangere, bella non piangere. Sei bella, sei cara, bella non piangere, non sospira. Ciribiribing è molto assunto, ciribiribing è molto bella. Ciribiribing la mura bella, ciribiribing per far l'amor. Sei bella, sei cara, bella non piangere, bella non piangere. Sei bella, sei cara, bella non piangere, non sospira. E mi col bussi, mi col andemo a servo la doma, andemo a servo la doma, andemo a servo la doma. E mi col bussi, mi col andemo a servo la doma, andemo a servo la doma. Andemo a servo la sotto la pergola, andemo a servo la doma. Ti col suf e ti col pan, demo servo la doma, demo servo la doma, demo servo la doma. E ti col suf e ti col pan, demo servo la doma, demo servo la doma. E se son palle, e se son palle, che colori non voglio dottori, non voglio dottori. E se son pallida come una strassa, devo minazza e fiaschi di vino. E se son pallida come una strassa, minazza, minazza e fiaschi di vino. Siamo finiti con la bevuta. Ecco, siamo zaccotti. Vabbè, ma che stai? Questo è l'intervallo? No, no, non so l'intervallo. Ah, oggi abbiamo cominciato un poco prima. Speriamo che i nostri ascoltatori non siano un poco arrabbiati, perché magari qualche dubbio. Tanto restiamo comunque qua a fine le 10, insomma, visto che ieri... Allora, se trovo il maestro, fermo un attimo... No, la pubblicità alle 9, quindi no. E questo me conti? Questo che te lo da cantare adesso. No, questo me conti. Questo che te conto? Sì. Conto. Il conto è sempre salà. Abbastanza salà. Sei soldi che mancano adesso. Pian pian mancherà sempre di più il gadito. Vabbè, speriamo che potremo sopravvivere in questo paese bellissimo. La città, ti dico, Trieste e Galmare sono una grandissima componente, perché mi pare un equilibrio così, anche fisico, diciamo così. Se la roba che ti manca di più adesso che ti sono a Roma? Sì, Roma, ma tutte le città come Milano, Torino... Tutte le città che non ha il mare sei un pochettino castigate, perché la gente magari non che fa caso, ma c'è un certo equilibrio, perché il mare è la nostra natura, almeno qua a Trieste, il mare l'ho sempre visto come una cosa bella, perché andiamo al bagno, alla scogliera, andiamo di qua, se arrangiamo, importante andare un po' in acqua a fare una bella nudata e via, insomma, no? E la scogliera mi pare che sia sempre come quella di prima, adesso almeno non sono d'attivo, sì, no? La gente può andare, no? A proposito di gente, guarda che sei un che telefona. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Luisa. Ciao Luisa! Volevo salutare Lorenzo. Come? Te sta salutando. Volevo salutare Lorenzo. Ah, Diga te. Ma non sarà mica la signora che ho incontrato alla Barcolana? No. Ah, no, no, cos'è la Barcolana, scappo via. non passo da quelle parti, non so per me. Vabbè. Volevo domandargli a Lorenzo se conosceva Bruno Tramontini. Bruno Tramontini? Te conoscevi Bruno Tramontini? Sì, questo nome non mi è sconosciuto. E faceva anche lui... Non me lo ricordo più, però. Ecco, e faceva anche lui le canzoni Tramontini, sì, ma non mi ricordo per qual motivo. Faceva anche lui canzoni triestine, forse. Sì, e girava tutte le osterie di San Giacomo. Ah, sì, vabbè, ma lei mi ha detto che le telefonate era in base alla cantata. Signora, cosa ne canta? Ma non voglio cantarmi, volevo che me la canti lui, se conosci, che voleva le maniche longhe. Gli voleva le maniche longhe? E come fa la canzone? Gli voleva le maniche longhe, longhe, longhe. E dopo? E sono andato in montagna, resta una cuccagna, faceva sei freddo e goccia parafredor. Ho bevuto di tutto, perfino anche trappa. E dopo sai che voleva le maniche longhe. Gli voleva le maniche longhe, giustamente per covardarsi. Grazie signora! Grazie, ma niente, ci ha fatto scoprire una canzone che penso non conoscevamo. Gli voleva le maniche longhe. Vabbè. Sembra. No, va bene, sembra una roba che ti dici ti della serie. Se freddo. Ah, sì. Allora, ascolta maestro, facciamo così. Ci fermiamo qualche minuto in anticipo, se possibile, dalla regia con la pubblicità, così poi rientriamo belli freschi, pasciuti, frizzanti, croccanti, mandiamo anche qualche video e chissà cosa succede. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, sempre in diretta col maestro Pilat, Sveglia Trieste, pronti per un'altra cantata, vamos a toccar algo. Il maestro è in cerca della tonalità. Tonalità. Sa che è la tonalità? Cioè, uno può cantare basso e uno può cantare alto. Canzoni russe che ha sempre qualcosa di triste, ma anche una bella melodia. Adesso mi ricordo alcune che non mi viene in mente, anche perché le parole in russo non è mica facile ricordarsene. Però questa anche se bella. Passi lungo il molo, suoni che non fa paura, mentre Piazza Grande sfoggia la sua immensità. Al Castel San Giusto incontri sogni di avventura, dopo il traffico confondi la sua immensità. Ascoltami qua, mi trovo bene. Se te mi ami, torna qua di me. Come te puoi dimenticarte di Trieste, là dove un passo ferma tutta la città. Mi te vuoi andare ancora qua a Trieste, e se te vuoi la strada giusta te la sa. Un gelato in acquedotto e l'estate svola,
come un lampo cambia il clima questa mia città. Vien l'amore col capotto e muli torna a scuola, tanti regaletti e dolci per San Nicolò. Ascoltami qua, me trovo bene, se te me ami, torna qua di me. Come te puoi dimenticarte di Trieste, là dove un vaso ferma tutta la città. Mi te vuoi andare ancora qua a Trieste, e se te vuoi la strada giusta te la so. Come te puoi dimenticarte di Trieste, là dove un vaso ferma tutta la città. Mi te vuoi ancora qua amare a Trieste, e se te va la strada giusta te la sa. Vabbè, bella maestro. Applausi fa sempre bene. Allora, per non esagerare col maestro, che già siamo partiti in anticipo, mandiamo un video, vediamo dove c'è Bertolini. Ah, un video. Telefono. C'è il telefono? Ah, prima il telefono, pronto? Pronto? Prego. Buongiorno, mi volevo chiedere una grande cortesia. Sono in linea? Sì, prego. Ah, bom bom. Volevo chiedere una grande cortesia al maestro. Mi go una sua canzone nel cuore, non mi ricordo il nome della cantante, però non ho l'età, l'ha vinto il festival, eccetera, sapete chi che parlo. E la della canzone mi ricordo solo un due o tre note. Allora, alle porte del cielo, sul confini del mare, quante volte ho sognato di portarti, eccola, e mi faria tanto piacere se poteria riascoltarla cantata dal maestro. Sì, ma meno la conosco. Se è possibile. No, no, come la tua canzone. Eh? Qual è? Alle porte del sole. Ah, alle porte del sole. Sì. Manderemo un video dopo, vabbè. Ah, va bene, la ringrazio tanto. Grazie, niente, no. Figurati. Grazie. Alle porte del sole. Mi ricorda, signora, che, beh, lo so se la sei ancora in ascolto, mi ricorda che Alle porte del sole, come titolo, mi si viene in mente il Diorà dell'opera Alle porte del sole, ta, 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 quella di Verdi, quella è l'opera, quella del Diorà. L'opera, quella de? Ah, no. Quello dell'Egitto, degli egiziani. Quando guido. Adesso ci informiamo, mandiamo il video e così poi ci informiamo sull'opera. Dai, andiamo Alle porte del sole. Sì. Facciamo contento. Sì, vai. Limpida e pura, che forse per paura con te l'amore non l'ho fatto mai. Cercavo le strade più strane del mondo, ma invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di restare con me. Alle porte del sole.
sembrava primavera, alle porte del sole, ai confini del mare. Quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, ti ho portato insieme a me, ti ho portato insieme a me. Mi dici di cercare una casa per vivere insieme, un grande giardino sospeso nel cielo e mille bambini con gli occhi dipinti d'amore. E allora i pensieri non sono illusioni, e allora è proprio vero che io sto volando con te. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, e nel buio sognavo. Eccoci qua, abbiamo accontentato la signora che voleva le porte del sole. Sì, alle porte del sole mi ha ispirato il Nabucco o la Ida, credo. Mm. La Ida, quando si aprono le porte, così ho detto, beh, perché fa tararara, mi sembra proprio come l'opera, ho detto io. Potrebbe essere un bel titolo, ho detto il mio amico. Allora mettiamolo, intanto mettiamo questo, Le porte del sole, poi vedremo niente perché è rimasto quel titolo lì. E ha avuto un grande successo anche in Europa, cantata dalla Gigliola, cioè da Cinquetti, poi però è stata sorpassata dagli ABBA che hanno cantato SOS. Mm-hmm. E devo dire la verità che gli ABBA erano veramente molto bravi, e anche come presenza, erano due donne e due uomini, quindi sì, era bello come vedere e sentire le canzoni, tutte canzonette leggere ma accattivanti, perché come spiego sempre, la musica leggera è sempre quella che è più importante, la musica complicata non ci interessa niente, perché tutti sappiamo essere complicati, ma essere facili è molto difficile. Certo, ecco, quindi, certo, quindi queste canzoni qua hanno avuto successo perché hanno l'immediatezza dell'ascolto. Cosa c'è, una telefonata? Abbiamo la telefonata, buongiorno! Pronto? Prego signora! Buongiorno, sono Claudia. Ciao Claudia. Anche fatto, mio papà nel 46 era, scusa, mia mamma, mio papà era elettricista, mia mamma era sartorella e sei era conosciuti così. Curiosamente è venuta fuori una canzone che mio papà cantava sempre e che si chiamava Tom Ciclanfer. Mi ve la posso sì, perché non la sentiamo un po' bassa, la se la conosci. Provi. Provo? Sì. Allora, Tom Ciclanfer elettricista, e se tutto in cocca lì, sto tesoro del modista, che lavora vis-à-vis, ma la moglie no che bada, tu sentenza nel lavoro, ma fra l'una e l'altra strada,
passa un vaso consolator. Bella, bella signora, non la conoscevamo. Scusa. La canzone dell'elettricista, non male. Ed è mia mamma che si cucava la della luminosa. Molto bene, signora, grazie per il racconto e grazie per la canzone, molto simpatica. Grazie, un forte abbraccio. Buongiorno. Forte abbraccio. La canzone dell'elettricista. Vedi com'è? Canzone? Dell'elettricista. L'elettricista, no, ma sentita. Te vedi, che scopriamo che cosa è nuovo. Dimmi, maestro, cosa sbisichi? Ma, noi avevamo quelle classiche come... Magari col monopattino, magari col monopattino, magari col monopattino in America voglio andare. Magari a cavallo di un baccolo, magari a cavallo di un baccolo, magari a cavallo di un baccolo in America voglio andare. La mula de Parenzo, ga messo su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la vendeva. La mula de Parenzo, ga messo su bottega, de tutto la. Mi piace i bigoli con le lugandiche, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità. Mi piace i bigoli con le lugandiche, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, per carità. Tutti mi chiamano bionda, Coldo, ma bionda io non sono. Coldo. Porto i capelli neri, porto i capelli neri. Mi piace i bigoli con le lucaniche, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità. Mi piace i bigoli con le lucaniche, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, per carità. E se il mare fossi de Toccio, yeah, e i monti de Polenta, oi mamma che tocciade, oi mamma che tocciade. Se il mare fossi de Toccio e i monti de Polenta, poi mamma che tocciade, Polenta e baccalà, perché non mami più. Mi piace i bigoli con le lugandiche, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità. Mi piace i bigoli con le lugandiche, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, per carità. Ale! Cos'è quel video, cos'è Bertolin? Il video di Bertolin, Guido se pronto e pimpante, ma prima se la pubblicità, quindi prima la pubblicità e dopo Bertolin. Rieccoci in onda, tra qualche istante poi eventualmente vedremo anche i video che avevamo insomma immaginato con il maestro, con Bertolin Zenda in casa, vabbè, insomma, che tra l'altro adesso non è bello dire queste cose, ma insomma, se mi è nominato, le case chiuse c'erano una volta a Trieste, vicino, proprio vicino al palazzo del comune,
a fianco lì, c'erano le donnette che giravano, insomma, vabbè, vabbè. Tutto fa parte del folklore, anche queste cose qui, perché sai... Ah, c'è un video. Ce l'abbiamo adesso? C'è, mi pare ci sia, sentiamo. Aspetta, ciao, salta qua. Alla mattina e vai a lavorare. Se la mamma la te domanda dove sei Bertolin, dove sei Bertolin, dove sei Bertolin. Se la mamma la te domanda dove sei Bertolin, Bertolin senta i casini. Se la mamma la te domanda dove sei Bertolin, dove sei Bertolin. Atmosfera di festa, di convivialità, chissà che qualcuno lo stia cantando anche sulle barche romeggiate sulle rive, no? Chitarra in pozzetto, so. E via, perché no? Perché sulla barcolana, sulle barche c'è anche qualche testi? Sì, eh? Ah sì? Come no? Perché pensavo chi viene da fuori... No, sa. Vabbè, ma c'è anche i nostri, insomma. Ah, no? I nostri? Insomma, una cantata in barca che sta... Ma è difficile menare la barca, eh? È difficile. Non sì, è no? Lo sai fare, te sa qualcosa, ti... So fa... qualcosa, ma so. Non tutto. Pronto, buongiorno! Buongiorno. Prego, signora. Volevo rivolgermi direttamente a Renzo. Eccolo. Allora... Poco più alto, che non sento. Tanti anni fa... te veniva a cantare in un paesetto qua vicino dove che mi stago adesso, che si chiama Villanova de Prata. E mi quando che te ho visto... Villanova de Prata. Dove sei? In provincia de? Pordenone. Pordenone, la signora chiama sì. Della zona di Pordenone. Ah, che spesso ti sono andata a cantare. Dice, ah, sì, allora mi sono venuta direttamente là di te, che ti stavi cantando, e allora non ti ho detto ciao come te sta qua e là, che se conosciamo da tanto tempo, ma te lo domanda direttamente. E se la mamma ti domanda dove che sei Bertolin, ti cosa ti rispondi? E dopo te va a continuare a cantare la canzone. Questo mi è venuto in mente adesso che te lo sentì che te la va a cantare di nuovo. Buon. Bon, tanto piacere. Allora, signora, però la sta in zona Pordenone, ma la parla in Triestin. Ma perché sono nata e cresciuta a Trieste. Ah, ho capito. Non mi dimentico mai la mia città, neanche le mie canzoni. Tipo? Bon, se volete che canto. Daghe, daghe! Canto. Ah,
Fammi in mente qualcosa che posso cantare. Dai, De Bartolin, dai. E se la mamma la te domanda dove sei Bertolin, dove sei Bertolin, dove sei Bertolin, e se la mamma la te domanda dove sei Bertolin, Bertolin, senta in casin. Va bene? Ancora? Dai, dai! Qualcosa di altro, dai! Da San Giacomo Arroyan! Era un matto fior d'un can che sponzeva le culatte drio ma. Madame, la mula la cammina, dura la cacava della natura. Guarda. La cammina, l'esta, la gappa paura, dell'uomo verso l'età, e remule che trova, un rimedio sopraffin, Dio del culo se che ha messo la mia. La mula la cammina, dura la gapaura, la gapaura, la puntura, la puntura. Guarda, 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 la mula la cammina, le sta. Signora, grazie al maestro. Ciao, ciao. Noi credo ci fermiamo ancora per una pubblicità, non mi ricordo se sì o no. Sì, ho fatto bene alle pubblicità. Bentrovati, bentrovati ancora qui in diretta a Sveglia Trieste con il maestro Pilat, diverse chiamate, diverse cantatine anche assieme al pubblico, insomma, che torna a voler interagire, a voler cantare con noi, maestro. Mm-hmm. Mm. C'è qualcuno al telefono? C'è qualcuno al telefono, pronto? Pronto, quasi Gianni che Gianni, parla. Vai. Buongiorno a tutti e due e buon sabato. Mi sono un vecchio de vecchio triestin. E mi ricordo certe parodie che c'è stata. No, ma se te ne raccontare la tua Tony. Storia non interessa. Gianni, te canti? Prego? Gianni, canti? Sì, ma devo... Dai! Una piccola premessa però, la me permetti. Ecco, volevo dire che era il film Primavera e cantava Balalaika. Era Nelson Eddy e Janek McDonald. Questo è il Triestin che ha messo su invece non Balalaika. Ma non sta a far questa laica o Triesti interesterà melon itere mena traica sei carbon perché te so assai bon non sta a far questa laica in dormitorio devi appondarest con qualche bala de petes te figlio che io rai questo volevo dire. Ben fatto, quindi la bala laica si diventa qualcosa di diverso. Sì, era il film Primavera, se non mi sbaglio. E così tante parodie si sta fatte. E dico, se posso dire un tocco di Trieste o no? No. Ben fatto, grazie. Maestro, la bala laica te l'avevi pronta anche te? No. No. Volevo dire, quella... Viva la popole... Che tutti avevo un porco, ma non è così la canzone. No. Come è la canzone? La gallina con due teste, l'ho vista svolazza, sopra i colli di Trieste, la bandiera sventola. Se mangia, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza.
questo dopo non mi ricordo le altre strofe, però chiaro, dopo chiaro. È stato messo su, sa come cos'è il TST, che piace un po' tergiversare e dire un po' di stupidezze perché fa ridere, beh, insomma, è anche bello. Avevo un porco, il mese crepa, e vabbè. Poi che peccato. E avevo una mula, la mese scampa, eccetera, e così, e dopo vivo all'epo, boh, va bene. Ale, freschi, Ale. Frizzanti e fervescenti. Freschi, frizzanti, e, boh, adesso facciamo le robe un pochettino romantiche. Come sono le robe romantiche? Questa è una canzone che ho fatto così, mi veniva in mente quando le nostalgie sulla piova. La piova non fa tristezza come che se pensa che la piovi, se piovina quella pioggerina piccola piccola così, no? Fa anche compagnia, infatti la canzone dice così, dunque. Piovi stasera, che malinconia, chissà perché a me mi fa compagnia. Piovi, se ferma le nuvole in ciel, tutto rallenta sta piova, che bel. Sì, perché mi che mi piace pensare, anche i miei nervi se puoi rilassare, de tutti i problemi, de feste, de amori, de soldi, politica, de poveri e signori. Tra goccia a goccia si scansa un putel, c'è un modo di dir, ma per lui è bel. E il cuore ridendo e fa una sbrisata, per traversare c'è la magnata. Ma chi se ne frega pa un poco di piova, tanto domani se suga, se gioca. Piovi che musica lenta rintrona, interiore c'è un canto risuona, per un regalo che dà la natura, nuvoli neri, piova sicura. Oh sì, una roba meglio di mente. Abbiamo bisogno anche della parte romantica, se è giusto, no? Beh, ogni tanto, ma la mi sono uno di quei che piace le canzoni malinconiche, mi ricordo Giovedì, per esempio, la cantavo a Milano al Teatro Derby, insomma, al cabaret, un teatrino, e cantavo questa canzone Giovedì anche per far conoscere un po' il nostro dialetto ai milanesi. Certo. E quindi mi sentivo orgoglioso ogni tanto di mettere qualche canzonetta triestina. E quando cantavo Giovedì tutti mi dicevano, ma che bella canzone, siete Giovedì, mi impegnissi. Ah, beh, impegnissi la bocca, sto giovedì. Ah, c'è il telefono della canzone. Pronto! Pronto, buongiorno. Prego. Signora carissima, la voce squillante, cosa ne canta? Non so. La fazzi lei. Ok, ecco, fermo dal Trieste fino a Zara, dai. Da Trieste. Vai, vai, vai. Cosa cantiamo? Da Trieste fino a Zara. Zara, go impegnare la mia chitarra. Amor, 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 che Trieste è un bel fiore. Yeah. Aspetta. In campagna. Ma non sei che sono brava, dai per cantarmi. Va bene signora, va bene. Giusto una speculata. No, volevo solo che salutare Lorenzo, che lo conosco tanti anni, ecco. Bene, lei cos'è la signora? Rosanna, ma me conosci? La signora Rosanna, amica tua? Sì. Maestro. Vabbè. Ti ricordi Lorenzo? Dio, non so se passò così. L'amorosa De Mauri. De Mauri. Non mi ricordo. Vabbè. Ciao Rosanna. Che portava i volantini in giro. La portava i volantini in giro. Ah, sì, che brava. Sì, la mega fatto tanta pubblicità. La portava, allora mi facevo spettacolo a Rossetti. E che avevo dei volantini dove che era scritto, insomma, venite a Rossetti a vedere lo spettacolo. E questa signora gentilmente la mandava in giro a mettere nei bar i volantini
dove era scritto appunto l'appuntamento a Rossetti. Brava, come ti ho detto? Rosanna. Rosanna, grazie del tuo intervento e grazie ancora per quel che te l'avevi fatto anzitempo. Chissà, chissà che non fermo ancora in qualche viale. Spettacolo. Come? Che non la te vedi più in viale. Che non la me vedi più? In viale. In viale? Ah, in viale. Ecco te vuoi, qua se gira. Se gira. Grazie Rosanna, un abbraccio. Ma ciao, bacioni a tutti e due. Grazie ancora. Ieri mo su giovedì, mi pare, no? Cosa femo? Sì, beh, ma è triste. Adesso triste. Femo un poco di allegria. Femo un'americanada? Un'americanada, via. Trieste a New York, ma è stato... late. Sometimes I wonder what I'm gonna do about it. Hey, no cue for the summertime blues. Quando tira fuori la canzone italiana. Se mi vuoi bene, mi dice la mia ciccia. Devi comprarmi almeno una pelliccia. Soldi a palate, soldi a palate, ma di soldi non ne ho. Quante cambiali, io le firmo tutte e poi le pagherò. Una mansarda di 5-6 locali e due brillanti che sembrano fanali. Soldi a palate, soldi a palate, ma di soldi non ne ho. Quante cambiali, io le firmo tutte poi le pagherò. Io sono al fresco, invece la mia ciccia è bella calda con quella mia pelliccia. E soldi a palate, ma di soldi non ne ho. Quante cambiali, io le firmo tutte e poi le pagherò. Da 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 da. Ah, bella questa, forse non l'avevi mai fatta. No, è un disco che l'ho fatto ai tempi che furono. C'è tante canzoni che mi viene in mente così perché sono belle, eccetera. Dopo adesso non mi ricordo più. Facciamo un tergiversamento. Occhio al tergiversamento. Bonito son pastiene debajo de esa doceja, debajo de esa doceja. Qué bonito son pastiene. Él los me quiere mirar, pero así tú no los dejas, pero así tú no los dejas. Ni siquiera papá da malagueña sale rosa. Besar tus labios quisiera, ay de ti, tus labios quisiera. Malagueña sale rosa, ay de ti, niña hermosa. Por
ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza, malagueña, sale rosa, besar tus labios quisiera, ay, Nelly. Dios quisiera, malagueña sale rosa, ay, allí te di hermosa. Vabbè, era qualcosa così. Mi ricorda i tempi, come avevo detto l'altra volta, c'era un periodo in cui si cantavano le canzoni sudamericane. A Trieste c'erano parecchi complessini, soprattutto dei tri, perché c'era la prima voce, poi la seconda e la terza voce. Era bello sentire quei ragazzi che facevano questi coretti, era molto simpatico, anche perché diciamo che c'era più atmosfera per voler cantare. Adesso la voglia di adesso è quella di stare al telefono, e invece in quella volta non c'erano i telefonini, e la voglia di stare in compagnia, si cantava. Qualsiasi cosa andava bene, perché insomma, mi ricordo anche, soprattutto questa canzone qua, mi ricordo. Ed un barrio de Asunción, donde viene gente va, italiana porta flor, la galopa fa fa fa. Lucio Forca gobierna, para Dios de ser prendente, para Dios de derecho a maire, que el compañero era decorar. Eran clogue las amabas, esa forma la más nueva, y Mendoza galopeva, la galopa pa' bailar. Lucian Forca Camerán, para Dios de sorprendente, para Dios de declamar, la que yo en la decorar. Galopeira, baila tu danza quiseira. Galopeira, o valiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. O valiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. ¡Vale! Galopeira, Galopeira. E si cantava. Pronto! Pronto? Pronto chi canta? Eccolo, dai che... Allora, mi sono Flavio. Ciao Flavio. Una domanda al maestro. Chi te ha fatto il Volta Glorioso in via Battisti, no? Sì. Dopo te sono andato a Milano per lavorare come elettrotecnico e dopo te sono buttato sulla roba artistica, o te anche lavorato come elettrotecnico a Milano? A Milano ho lavorato come elettrotecnico per 2 mesi e mezzo e dopo sono andato via. Perché Salvetti, Vittorio Salvetti, l'organizzatore del Festival Bar, mi aveva trovato 2 o 3 spettacoli a Milano e allora ho detto, cosa te fa? Te sta a lavorare o te se butti là? Allora sono andato via e sono andato a farti spettacoli. Solo che vivere a Milano in quel periodo non gli era facile, ma sempre difficile, in una grande città, se trovi solo non è facile, soprattutto perché dove te va a dormire? E allora bisogna trovare un albergo, l'albergo costa, te vai in una pensione, te vai qua, te vai di là, e quindi non ti posso contare la mia storia, però per me Milano era insomma, un punto di riferimento della musica leggera, anche a Roma, perché Roma aveva l'RCA, però Milano era piena di case discografiche e quindi si poteva fare qualcosa. Va bene, maestro, cosa scartabelli avanti lì sotto? Ma, siamo quasi verso la fine, ancora un 8 minuti. Ne canta lui qualcosa. E te canti ti? Non canta niente. Conti, maestro. È andato via? Sì. Ah, allora...
Però se volete telefonare, mi fa piacere, ma dovete cantare qualche canzonetta. Infatti cerco di agevolare il desiderata del maestro facendo capire che o se canta o niente. Allora, niente, volevo ricordare ancora, se c'è qualcuno di voi vuole un bel ricordo, ma adesso per il motivo, per Natale, di acquistare i miei CD. I miei CD sono alla Lovat, certo, che è una libreria in Viale 20 Settembre. Al quarto piano voi trovate un'esposizione di tutti i miei CD di musica triestina. E si compra per un regalo, perché adesso se tutti si ascolta tramite internet, tramite quell'altro, insomma, vabbè, però avere un CD è sempre una cosa piacevole di mettere su e mettersi la propria canzone e ascoltare. Come ripeto, allora, i miei CD sono nella libreria Lovat al quarto piano di Viale 20 Settembre. Adesso facciamo ancora un paio di canzoni. Ma c'è ancora un 10 minuti. Eh sì, dobbiamo finire i 59. Però insomma, due canzoncine le facciamo. Sì, certo. Che dici? Allora, dai. Qua, cosa dice il repertorio? Cosa dice? Le mule d'Arena. Daghe. Daghe de mule. Le mule d'Arena, le petalocciada, le fa la ridada, le fa la ridada. Le mule d'Arena, le petalocciada, le fa la ridada. Allora pian e pian e pian piani me capita il morbiga. Allora pian e pian e pian piani me capita il morbiga. Mule de iute d'accordo tutte non se ve tormenta, questi morosi tubercolosi mandegli alla ragazze belle che noi vogliamo avere per poterci divertire. Quando mai sarà quel giorno? Quando mai sarà quel giorno? Ragazze belle che noi vogliamo avere per poterci divertire. Quando mai sarà quel giorno che ne toccherà? Macchinista, macchinista, daghe oio, daghe oio, assista tuffi, della naia siamo tuffi, a Trieste volemo andare. Pioli come noi, la mamma non li fa più, se garotto la macchinetta, se garotto la macchinetta. Pioli come noi, la mamma non li fa più, se garotto la macchinetta, papà non guida più. Ti dici che Trieste non è bella, con tante ragazzine che ci stanno, i giovanotti vanno in aeroplano, e non ti scordati me, quando li vedo te in paradiso mi fanno vedere, quando li vedo là in mezzo al mare mi fanno volare. Lagai occhietti neri, 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 la bocca de bambina pelanata, l'ho vista la stasera e l'ho baciata, e non ti scordar di me, quando li vedo te il paradiso mi par di vedere, quando li vedo là in mezzo al mare mi par di volare. Sì, sì, Trieste, ti amo sempre, amo i tuoi fiori, sul cuore, guago la cuna, guago la tomba, sì sì Trieste terra d'amore, guago la cuna, guago la tomba, sì sì Trieste terra d'amore. Da Trieste fino a Zaragoza con te già la mia chitarra, amore amore amore, amore amore amore, da Trieste fino a Zaragoza impegna la mia chitarra, amore amore amore, e Trieste è un bel fiore. Ero in campagna col primo amore.
bel fiore, oh che bel fiore. Ero in campagna col primo amore. Oh che bel fiore, oh che bel fiore. Viva l'amor sul paio d'acqua per Manduino, vuoi impegnare mio mandolino. Hey! Amore, amore, amore. Amore, 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 da Trieste fin Torino, vuoi impegnare mio mandolino. Amore, 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 e Trieste è un bel fiore. Ero in campagna col primo amore. Oh, che bel fiore, oh, che bel fiore, oh, che bel fiore. Viva l'amor sul paio a Trieste, poi l'amor a Piova. Amore, 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 a Trieste con l'amor a Piova baciato per un'ora. Amore, 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 e Trieste è un bel fiore. Più ben. No, e non la bevo più ben. La prega Dio che crepo, la prega Dio che crepo, e non la bevo più ben, e non la bevo più ben. La prega Dio che crepo, e se sta con me, e caro bebè, te garagion, chi non ha voli non ha remission, caro bebè, te garagion, chi non ha voli non ha remission, e caro bebè, te garagion, chi non ha voli non ha remission, caro bebè, te garagion, chi non ha voli non ha remission. E mio marito è bom, ah, e se tre volte bom, sì, ma solo la domenica, ma solo la domenica, e mio marito è bom, e se tre volte bom, ma solo la domenica, ne onzi col bastone. E caro bebè, te garagion, chi non ha poli non ha remission, caro bebè, te garagion, chi non ha poli non ha remission, e caro bebè, te garagion, chi non ha poli non ha remission, caro bebè, te garagion, chi non ha poli non ha remission. E se son pallida come i colori, non voglio dottori, non voglio dottori. E se son pallida come una strada finale, devo finanza e piacere. E se son pallida